E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, siamo un'altra volta sull'account di Raika per provare il ricognizione del raid. Sto parlando del trasfigurazione e ricognizione cinetico appunto del raid, di cui adesso andremo a vedere i perk. Abbiamo un telaio a impatto elevato, quindi una bassa cadenza di fuoco e danni ingenti. Questa arma è più precisa quando si spara da fermi e si guarda nel mirino, quindi appunto un ricognizione a bassa cadenza ed alto impatto. Tre tipi di canna: una canna estesa, quindi un'estensione pesante per canna che aumenta la gittata, riduce la maneggevolezza e controlla moderatamente il rinculo. Canna scanalata, una canna ultra leggera che aumenta notevolmente la maneggevolezza e leggermente la stabilità. E calibro ristretto, una canna con doppio rinforzo che aumenta la stabilità e la gittata. Preferisco canna scanalata perché a discapito di un pelino di gittata e di stabilità mi dà un po' più di maneggevolezza, che veramente serve in quest'arma perché altrimenti non si riesce minimamente a utilizzare. Due tipi di caricatore: caricatore a caduta, quindi appunto il caricatore cade dopo la ricarica sprecando munizioni ma aumenta notevolmente la velocità di ricarica, e caricatore esteso, quest'arma ha un caricatore di dimensioni notevoli ma si ricarica più lentamente, aumenta notevolmente il caricatore e riduce notevolmente la velocità di ricarica. Caricatore a caduta è un perk che odio come qualsiasi arma in PvP e quindi preferisco tantissimo utilizzare caricatore stesso, anche se la velocità di ricarica scende di molto. Perk peculiari: furia, quindi le uccisioni con quest'arma aumentano per breve tempo i danni inflitti cumulabili fino a 3 volte, e bersaglio mobile, aumenta la velocità di movimento e acquisizione del bersaglio mentre ti trovi guardando nel mirino. Bersaglio mobile abbastanza utile anche perché compensa il telaio a impatto elevato. Furia un po' meno in PvP perché comunque, essendo un ricognizione a bassa cadenza, quel poco di danno in più non è che ci faccia chissà quanto comodo. Ma adesso andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. No, sei troppo vicino, sei troppo vicino. Vai via, sei troppo vicino. Vabbè, quanti siete? Va bene. Ok, dalle corte distanze, come avete visto, è infattibile. È un'arma che necessita assolutamente di un accompagnamento dalle corte distanze, perché altrimenti riesce veramente a fare molto poco. Ora vorrei cercare di farvi vedere l'utilizzo migliore che si potrebbe fare di quest'arma, quindi dalle lunghe distanze, se quel tumorato con l'arco camperasse lassù in cima. No! È morto di bruciatura questo, qua che sfiga. Ok, non sto giocando chissà quanto bene ragazzi. Devo cercare di trovare qualcuno dalle lunghe distanze, perché come ho già detto appunto dalle corte distanze non si riesce a utilizzare l'arma. Devo dire anche che questo viene un attimino evidenziato dal fatto che ha una maneggevolezza bassissima, che quindi dalle... Sì vabbè, dai, guarda là, sono tutti camperati lassù in cima. Ah, quando ti becco dalle mie distanze ti faccio male, eh. Fa 66 in testa, quindi con 3 colpi shot, che è veramente veramente un buon danno. E considerando che è un ricognizione ad alto impatto, ci sta. Allora, vediamo se questi qua si decidono a smettere di camperare e vengono qua. No, ovviamente. Ha una gittata tra l'altro veramente infinita. Cioè, se voi riuscite a sparare da distanze lontanissime, questa prende e ammazza. Vabbè, va bene, bello. Il corpo a corpo a lui non piace. Se no, io mi estengo dai corpo a corpo. Il problema è che avendo una bassa cadenza, questi hanno il tempo di scappare. Anche perché io non li posso rincorrere dovendo rimanere da lontano. Ok, non è stata un'ottima idea. Velocità di ricarica veramente infinita, cioè ci mette un casino di tempo per ricaricare. Devo dire che in generale non è tra le ricognizioni che preferisco. Ha una bassa gittata, ha una bassa cadenza, scusate, e davvero che comunque esistono buone ricognizioni a bassa cadenza. Vedi, con io di Giara, che è un'arma con cui mi trovo veramente veramente molto bene. Però questo non è assolutamente a livello di un'arma del genere, cioè. È vero che alla fine non ha il perk esotico, quindi è comunque una cosa da considerare. E beh, quanti siete? Quanti siete a spararmi? 84. Dicevo, è comunque un lato da considerare, però il coniglio è un'arma che veramente preferisco di gran lunga a questa. Poi comunque devo dirvi che in mappe molto larghe, accompagnate da un'arma che sia parecchio forte dalle corte distanze, come può essere il pompa Ikelos, si riescono a fare comunque buone cose, perché nelle partite in cui l'ho provata c'è stata una, per esempio, in Altare Ardente, che
in cui ho giocato abbastanza bene, con queste due armi. Fuggi! Fuggi, grande, chi è il tizio che me l'ha ammazzato? Ok, intanto vedete Furia che si attiva e che niente, ma non ucciso. Dicevo, Furia che si attiva, che però secondo me è abbastanza inutile su un'arma del genere, soprattutto in PvP. Perché essendo un ricognizione a bassa cadenza, vabbè, sei fortissimo tu. Essendo un ricognizione a bassa cadenza, un perk come Furia che mi dà tipo 4 di danno in più, alla fine diventa abbastanza inutile perché ci metto comunque 3 colpi per uccidere. Magari contro un boss invece in PvE potrebbe essere un attimino più facile, però alla fine bisogna comunque fare le kill ai mob più piccoli. Guarda, lo sapevo io che un camperone come questo non poteva stare in basso. Ok, allora non ho giocato chissà quanto bene, ve l'ho detto, però alla fine considerando l'arma ci sta. Ho fatto 16 kill, che veramente ho fatto una partita orribile, 16 kill e 1-23. Però ragazzi, l'arma purtroppo, un'arma del genere usata da sola fa veramente fatica. E niente, ci vediamo direttamente nella seconda partita. Ok, siamo in Equinozio, mappa che non ho mai provato, ma che so essere molto aperta e che sinceramente mi hanno parato abbastanza male, quindi vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Non so ovviamente dove siano gli spawn o niente. Al massimo ci camperiamo fondo mappa. Ok, guardate la gittata dell'arma, che è veramente qualcosa di devastante. In questa mappa si riesce a percepire particolarmente. Ed è veramente qualcosa di assurdo. Cioè, prende da distanze abissali. Guarda. Diciamo, questa è la mappa ideale per un'arma del genere. Ok. Intanto abbiamo visto, non so se avete visto il Furia attivato, però adesso dovremmo vederlo, no? Campo 66. Ok, questa mappa riusciamo a fare qualcosa di buono, forse. Il problema di questa mappa, però posso capire perché la gente dice che faccia schifo, è che è tipo gigantesca, se ti sparano da lontano non capisci dove ti stanno sparando. Comunque, per quanto riguarda il perk Furia, volevo parlare un attimo di questo. Come avete visto, il massimo che riesce a raggiungere è 73, quindi alla fine non un numero chissà quanto alto che riesca magari addirittura a diminuire il time to kill. Perché considerando che fa comunque 73, 73 per 2 non fa più di 200, anzi fa 156, quindi dobbiamo comunque uccidere in 3 colpi. E però devo dire che in questa mappa sto giocando decisamente meglio della partita scorsa. Guardate la gittata di questa cosa. La gittata è veramente immensa. Che sicuramente da usare dalle lunghe distanze è un'arma che ci sta molto. Però questo, diciamo che è un po' questa mappa è un attimino un'eccezione, perché alla fine non sono per niente tutte così le mappe. Ah, tra l'altro ragazzi, voglio un attimo fare un appello in questo video, visto che siamo in tema raid. Perché c'è l'arco del raid che non ho capito come si ottenga. Lo vedo in giro, ma non ho ben capito se ci sia un modo particolare per ottenerlo. Porca miseria, non l'avevo visto. Cioè, se ci sia un modo particolare per ottenerlo o se semplicemente sia un drop del raid. Perché sinceramente dal raid io non l'ho mai droppato. Del mio gruppo non l'ha mai droppato nessuno. E l'ho visto solamente ultimamente in gioco, quindi non vorrei che magari abbiano aggiunto un modo, una sfida particolare per ottenerlo. Forse completando la sfida del non morire mai. Tipo salta. Eccolo. Vai col signore Lupi, sì, bravissimo. Ok, sì, dalle lunghe distanze quest'arma è forte, va bene. Facciamo così là. Oh, anche lo sbarramento è forte. No, comunque ragazzi, tornando a parlare dell'arma, ha una gittata veramente infinita, come avete visto. Quindi dalle distanze lunghissime, ovviamente questa ragazzi è un'eccezione, diciamo l'estremizzazione dell'utilizzo di quest'arma. Però da distanze veramente molto lunghe riesce a fare delle bellissime azioni. Alla fine ci sta con la mappa, perché se considerate che esiste quella sulla riva contorta che è un buco, questa alla fine compensa, considerando che è molto larga. Una vittoria ben guadagnata.
Ok, abbiamo vinto, giocato decisamente meglio di prima. Adesso andiamo anche a vedere come. Come vi ho detto, l'arma, ragazzi, è molto estremizzata, nel senso che dà veramente il suo meglio dalle lunghissime distanze. Io ho fatto 32 kill e 267, ok, decisamente una buona partita. Come ho già detto, l'arma va estremizzata perché ha una gittata veramente lunghissima e dà il suo meglio soprattutto alle lunghissime distanze. Già quando arriviamo dalle medie inizia ad essere abbastanza difficile, o comunque nettamente meno facile di un'arma quale può essere non so, un qualsiasi impulsi, un cattiva condotta, un vai a capire, un fiducia, un qualsiasi altra arma in realtà. Quindi se dovete giocare in eternità ve la consiglio, in altri casi insomma. Ovviamente in ogni caso va accompagnata con un'arma che compensa dalle corte distanze, perché altrimenti si lascia fare veramente poco. E ecco, quindi ragazzi, questo era il Trasfigurazione. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete, di tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che sarà bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! Io sono Gaul. Per la tua luce.